in comunicazione. Il linguaggio dei media visto da Massimiliano Padula. Una produzione Radio Più. Un caro saluto agli amici di Radio Più. Oggi faremo qualche riferimento storico al tema della comunicazione. Ebbene, la comunicazione, ma soprattutto in chiave mass mediale, nasce agli inizi del Novecento. Pensiamo ai media e ai cosiddetti regimi totalitari. Pensiamo al comunismo, al nazismo, al fascismo. Ebbene, in quegli anni la comunicazione era intesa come propaganda, ovvero gli strumenti di comunicazione servivano a alimentare, a promuovere quelle che erano le istanze del regime totalitario dell'epoca. Una piccola nota storica, una piccola curiosità: chi di voi sa che Benito Mussolini aveva una cisti molto evidente sul capo? Ebbene, nessuno, perché non esiste nessuna fotografia, nessuna ripresa dell'epoca che lo inquadra da quella prospettiva. Quindi tutta la comunicazione era finalizzata a promuovere il regime, a promuovere i fasti del regime. Un altro esempio è il film Olimpia del 1936, che Leni Riefenstahl, una donna, un artista della Germania nazista di quegli anni, girò e diresse in occasione delle Olimpiadi di Berlino del 1936. Un film che dura diverse ore e che è molto attento a non inquadrare, a non raccontare il regime in chiave negativa. Quindi fu un film che esaltò i fasti del regime, ma poi sappiamo nella realtà quali sono state le conseguenze del nazismo a livello sociale, a livello storico, a livello culturale. Quindi la comunicazione inizialmente era appunto propaganda, ma nel corso del tempo la comunicazione e anche l'idea di comunicazione si è evoluta. Arriviamo agli anni 60 e al guru della comunicazione, Marshall McLuhan, uno studioso canadese, cattolico tra l'altro, che per la prima volta analizzò i media in una chiave più ampia. La sua frase principale era: il medium è il messaggio, ovvero nel mezzo di comunicazione esiste il contenuto, cioè il mezzo di comunicazione a dare forma al contenuto. Quindi per la prima volta l'idea di comunicazione ruotava intorno al mezzo. Ed arriviamo infine alla moderna comunicazione digitale, una comunicazione tutta sbilanciata sull'uomo, sull'umanità. Siamo noi a essere presenti su un social network, siamo noi a creare un post su Facebook o a far veicolare un video su YouTube. Quindi si passa da una comunicazione totalmente, come dire, antiumana ad una comunicazione umana. È questa, in sintesi, la storia della comunicazione di quest'ultimo secolo.